con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi discepoli, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Parola del Signore. Ecco, da questa liturgia della parola vogliamo trarre due indicazioni importantissime per la nostra vita, che possiamo riassumere così. Vivere con Gesù le incomprensioni di famiglia. Diciamo una volta. Vivere con Gesù le incomprensioni di famiglia. Secondo, immergere i nostri peccati nel suo sangue. Ecco, avete sentito il Vangelo, che è una cosa un po' impressionante. Questi parenti di Gesù non capiscono niente, non capiscono nulla del mistero di Gesù, lo trattano quasi come un bambino. Lui aveva cominciato la sua missione profetica, guariva, predicava, attirava folle dietro di loro, dietro di sé, e non preso da questo grande apostolato, a volte dice non aveva neanche il tempo di mangiare. L'altro giorno era capitato pure che Gesù chiede una barca per poter predicare dalla riva del mare, non essere schiacciato dalla folla che, vedendo come lui guariva, cercava di toccarlo a ogni costo. Ma questi parenti non capiscono nulla del mistero di Gesù, si preoccupano che lui deve mangiare e addirittura pensano che sia fuori di testa per l'apostolato che fa. Ora questo episodio contiene per noi proprio un Vangelo, una bellissima notizia, perché vuol dire che Gesù ha vissuto l'incomprensione dei suoi, una grande incomprensione della sua famiglia. Se si fa eccezione per la Madonnina, per la Madonna, per San Giuseppe, che sicuramente credevano in lui, intorno nel suo clan, c'erano alcuni che non credevano affatto, non hanno capito niente del suo mistero. E questo vuol dire che Gesù, nella sua passione, ha voluto anche vivere le sofferenze che tante volte abbiamo noi nelle nostre famiglie. Certo, noi non siamo come il Figlio di Dio, non siamo profeti, non siamo santi, però è vero che a volte abbiamo delle incomprensioni ingiuste, soprattutto da parte di chi ci sta più vicino, del nostro marito, della nostra moglie, dei figli, dei genitori. Quante sofferenze! E in queste sofferenze noi abbiamo la fortuna di ricordarci di Gesù, di poterci ricordare di Lui, che ha voluto vivere prima di noi queste situazioni e ha introdotto in queste sofferenze una potenza di salvezza. Ecco, d'ora in poi dobbiamo non solo chiamare Gesù che ci aiuti a viverle bene, dobbiamo dire: Gesù, grazie che posso rassomigliare a te, ho la fortuna di rassomigliare a te, che hai voluto patire prima di me queste situazioni così brutte, e Gesù ci aiuterà a vivere in modo nuovo queste dolorose incomprensioni di famiglia. E poi la seconda cosa che prendiamo dalla lettura agli Ebrei, dove si vede che Gesù è sommo sacerdote con l'offerta del suo sangue, quindi non con un atto di potenza esteriore, quasi, diciamo, magica, trionfalistica, ma proprio con un'offerta della sua vita, del suo sangue sulla croce. E dice l'autore, quest'autore molto profondo, anche difficile, sofisticato, dice che con questo versare il suo sangue
ci purifica dai peccati, in pratica, dalle opere di morte, ci purifica. Allora noi, sapendo questo, dobbiamo mettere nel sangue di Gesù, sull'altare, nel calice, i nostri peccati, il ricordo dei nostri peccati, di quella parte non bella della nostra vita e del nostro comportamento. Immergere i nostri peccati, il ricordo, la coscienza dei nostri peccati nel sangue di Gesù. Immergerli nel sangue di Gesù. E uno che aveva capito molto bene questo è stata Santa Caterina da Siena, la grande Caterina. Lei ha avuto proprio una rivelazione straordinaria della potenza del sangue di Gesù. E questo dobbiamo fare soprattutto quando veniamo alla messa, perché nella messa questa offerta di Gesù, questo sacrificio che lui versa il suo sangue, si realizza, si rende attuale per noi. E quindi approfittiamo, se abbiamo il ricordo di qualche peccato o del passato lontano, del passato recente, dire: Gesù, io credo che hai versato il tuo sangue per me. Diciamo una volta: Signore Gesù, io credo che hai versato il tuo sangue per me. Io immergo in te la mia vita. Io immergo in te la mia vita. Metto tutti i miei peccati nel calice. Perché la potenza del tuo sangue mi rigeneri e mi liberi dal peso degli sbagli commessi. Così sia.